Annunciato lo scorso luglio, FIFA 23 ha suscitato l'interesse di migliaia di persone. Come dubitarne d'altronde? Stavolta sembra promettere davvero un'esperienza completamente rivoluzionaria. Abbiamo avuto modo di parlarvene attraverso diversi articoli sul sito web, ma ora è il momento di raccogliere tutte le informazioni e fare ordine nel mare di novità che questo titolo presenta. Ecco quindi 20 cose da sapere prima di giocare a FIFA 23. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocoitalia.it trovate l'anteprima in forma scritta ed altri testi di approfondimento sul gioco. Buona visione! FIFA 23 sarà l'ultimo iconico nome dedicato alla serie videoludica calcistica di Electronic Arts. A partire dal 2023, infatti, la serie si chiamerà EA Sports FC. Sicuramente un cambio di rotta di cui il team aveva bisogno, così come si tratta di una boccata d'aria fresca e di una ventata di novità per la serie. Inoltre la licenza FIFA sarà concessa a diversi publisher in contemporanea. Il mondo del calcio videoludico è in costante aggiornamento. Konami ha da poco aggiornato il suo free-to-play e football alla nuova versione 2023, titolo che aveva già soppiantato PES. Mentre l'anno prossimo, con ogni probabilità, vedremo UFL, il free-to-play di Strikers, e Goals, sebbene quest'ultimo sia basato sulla blockchain. Vedremo quanto questi cambiamenti impatteranno l'attuale FIFA. Come alcuni di voi già sapranno, le squadre russe sono state escluse a priori da FIFA 23, e a darne annuncio è stata proprio Electronic Arts. EA Sports si è voluta dimostrare solidale con il popolo ucraino, e come tante altre voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. Pertanto, in linea con i partner FIFA e UEFA, EA Sports non includerà la nazionale russa o i club russi in FIFA 2023. Già con FIFA 22 la software house aveva deciso di rimuovere le squadre russe dopo i tragici avvenimenti della guerra. Electronic Arts ha finalmente riottenuto i diritti con un accordo pluriennale per includere la Juventus tra le squadre. Per chi non lo sapesse, la squadra di Serie A è apparsa per l'ultima volta nel 2019. Successivamente, Konami ha voluto che fosse una squadra esclusiva di PES 2020. Da allora FIFA ha utilizzato la finta squadra Piemonte Calcio, ma ovviamente non era la stessa cosa. Quindi bentornata Juventus, con i diritti sul logo del club, sui kit e sullo stadio della squadra, l'Allianz Arena. Invece Sam Kerr, attaccante del Chelsea Women rappresentata in copertina a fianco di Mbappé, rappresenta le squadre femminili. Una vera e propria novità su cui si concentreranno moltissime dinamiche importanti di gioco. Vi saranno anche infatti molte squadre femminili, che vedremo nel prossimo punto. FIFA 23 è il primo gioco della serie a dare maggiore rilievo ai club calcistici femminili, finalmente riconoscendo il loro valore e prevedendo per loro tutte le nuove interazioni come la Coppa del Mondo. Le squadre sono il fulcro del FIFA annuale, e quest'anno sono molte e variegate. Vi lasciamo una lista in scorrimento a schermo, ma vi invitiamo a consultarle con calma sul sito ufficiale. Oltre alle novità presentate nei punti precedenti, troviamo ovviamente le squadre maschili italiane della Serie A Team, con Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli, per citarne solo alcuni. E allo stesso modo le squadre della Serie B, ma una valanga di squadre internazionali vi attendono nel gioco, dall'Argentina all'Inghilterra, dalla Spagna alle squadre nord e sudamericane, più tutte le nazionali di calcio. Per quanto riguarda il calcio femminile, oltre alla Barclays Women Super League e la D1 Arkema, figurano le diverse squadre nazionali. In totale parliamo di oltre 700 squadre, per un totale di oltre 19.000 giocatori, un centinaio di stadi e una trentina di competizioni ufficiali.
Electronic Arts ha rilasciato alcune liste dei migliori giocatori in base alle loro statistiche generali. Anche in questo caso vi lasciamo tutto in sovraimpressione, ma vi consigliamo di leggerle con calma sul nostro articolo su videogiocitalia.it. La prima classifica conta 23 calciatori, dove oltre al nome compare un numero che corrisponde al rating complessivo. Vi sono poi le 25 migliori calciatrici, valutate sempre con il rating complessivo. Poi i migliori giocatori della Liga. A seguire anche i migliori giocatori spagnoli. Infine vi è la classifica dei giocatori maggiormente migliorati, ovvero i giocatori dalle statistiche migliorate. EA Sports e la Liga, la massima competizione calcistica professionistica spagnola, hanno annunciato una partnership pluriennale che consentirà a entrambe le parti di offrire esperienze rivoluzionarie agli appassionati di calcio di tutto il mondo. Le due aziende erano già partner strategici, ma vogliono impegnarsi a fornire un nuovo livello di innovazione a tutti i fan, con una fusione tra il mondo virtuale e quello reale del calcio. Questa nuova partnership comprenderà la prima e la seconda divisione della Liga, la Liga Promises, il torneo giovanile annuale del campionato, ed la Liga. Anche il presidente della Liga ha mostrato un certo entusiasmo, confermando come EA Sports rappresenti l'avanguardia delle esperienze calcistiche interattive, mentre la Liga è l'avanguardia nelle competizioni calcistiche vere e proprie. Insomma, i giocatori potranno quindi sperimentare diversi vantaggi tecnologici, nonché legati al gameplay vero e proprio. Se nelle scorse edizioni era proposta come standalone, stavolta la World Cup sarà una vera e propria modalità di gioco. Si inizierà con la squadra maschile e con la World Cup Qatar 2022, per poi implementare la Coppa del Mondo femminile, la World Cup Australia e New Zealand 2023, con un aggiornamento successivo. FIFA 23 vede inoltre una fusione tra Pro Club e Volta, un'iniziativa a cui gli sviluppatori hanno pensato da molto tempo, come affermato anche da Richard Waltz, game designer director di Pro Clubs e Volta. L'obiettivo di questa fusione è premiare i giocatori che passano il loro tempo in entrambe le modalità. In questo modo vengono garantiti progressi soddisfacenti in entrambi gli spazi, indipendentemente dal fatto che si giochi online con i propri amici. La quantità di XP necessaria per aumentare di livello è diminuita e i punti stagionali saranno ottenibili in entrambe le modalità. La modalità Pro Club era fortemente amata dai giocatori e la fusione con Volta ha destato qualche preoccupazione. Tuttavia, gli sviluppatori hanno ben pensato di garantire punti esperienza anche per le partite di Volta. La Pro Club inoltre non comprendeva il crossplay. Per quanto riguarda Volta, aspettatevi il Dribble King con i suoi ostacoli, cattura la palla, quattro quadrati e secchi da battaglia. Insomma, dei veri e propri giochi arcade che sapranno intrattenervi. La modalità carriera di FIFA 23 prevede delle novità molto interessanti, focalizzate soprattutto su una maggiore libertà da parte del giocatore. In questa modalità troverete i Playable Highlights, in cui si prende il controllo dei momenti chiave delle partite nel tentativo di definirne l'esito, in particolare gestendo le chiamate ravvicinate. Di conseguenza non dovrete giocare l'intera partita da 90 minuti. Gli sviluppatori infatti vogliono che il giocatore progredisca il più velocemente possibile. Nei tornei, 8 squadre giocheranno 3 partite ciascuna per iniziare al meglio la loro campagna. Solo la vincitrice potrà aggiudicarsi il premio in denaro. Ad ogni modo, gli sviluppatori hanno ascoltato i feedback dei giocatori e hanno voluto concentrarsi su maggiore realismo. È stato cambiato anche il calendario del torneo, con partite che si svolgeranno più vicine alle prime partite della stagione. Oltre alla più classica carriera giocatore, potrete vestire i panni dei vostri allenatori preferiti, potendo scegliere tra ben 350 manager di calcio. Potrete impersonare Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, per citarne alcuni, fino ai più fantasiosi come Ted Lasso. Se volete fare ottimi affari per la vostra squadra, dovrete rimboccarvi le maniche e avere una buona dose di strategia e intuizione per i trasferimenti. Ad aiutarvi ci sarà la funzione di valutazione, che vi permetterà di suddividere le negoziazioni che vanno da A, ottimi affari, a F, i meno redditizi. I prestiti invece dipenderanno dalla struttura di ripartizione salariale concordata. Ciò non toglie che dovrete valutare attentamente ogni vostra azione, in modo da avere una squadra perfettamente bilanciata e con new entry in grado di dare maggiore spinta durante le partite. Una sfaccettatura particolarmente interessante sono le personalità legate ai giocatori e che influiranno pesantemente sull'intera esperienza di gioco. Potete scegliere tra ben 3 tipologie, anticonformista, virtuoso e heartbeat.
Per quanto riguarda i primi, si tratta di marcatori aggressivi che mettono se stessi al primo posto. I virtuosi cercano invece sempre di migliorare in ogni circostanza, con grande attenzione su assist e gol. Infine, i terzi potrebbero essere definiti come i premurosi della situazione, dato che mettono la squadra al primo posto e vogliono fronteggiare gli avversari più abili. Tutto ciò influenzerà l'andamento delle partite, la scelta della direzione di palla e probabilmente anche le reazioni dei personaggi stessi. Anche quest'anno potete usufruire della web app dedicata a FIFA Ultimate Team, con cui potete ottenere una serie di premi e ricompense davvero interessanti. Potrete addirittura gestire la squadra da remoto, insieme a una serie di altre interazioni. Vi basterà accedere alla pagina ufficiale con email, password e codice di sicurezza. Il portale presenta diverse schede, tra cui inizio, rose, SCR, trasferimento, negozio, club e classifiche. Prima del rilascio generalmente troverete una serie di pacchetti e la gestione di trasferimenti per prepararvi alla prossima stagione. Prestate anche attenzione alle sfide, perché saranno proprio quest'ultime a garantirvi diversi premi. Foot dispone sempre di svariate icone, raffiguranti i protagonisti del mondo del calcio. Prima del lancio erano già state svelate quelle di Gerd Müller, Xabi Alonso e Jairzinho. Vi lasciamo l'intera lista a schermo, ma per una migliore visualizzazione vi consigliamo di leggerle sul nostro articolo dedicato su videogiocitalia.it. La prossima ciliegina sulla torta riguarda il comparto tecnico del gioco. Grande attenzione è stata data alle animazioni dei personaggi, sia per permettere un'esperienza più realistica, sia per garantire delle interazioni gratificanti e anche divertenti. Il fulcro per eccellenza di questo comparto tecnico sarà l'Hypermotion 2. Si tratta della cattura di oltre 6.000 animazioni in motion capture, in cui ogni singolo movimento dei calciatori è perfettamente fedele a quello reale. Si tratta quindi di una migliore gestione del possesso palla e di tutti i movimenti e le abilità con cui vi destreggerete progressivamente. Va di pari passo il machine learning, i cui dati permettono alle reti neurali del team di dare vita a classici comportamenti e azioni che vedreste in un vero e proprio match competitivo. Bisogna specificare però un dettaglio molto importante: molte di queste migliorie di ultimissima generazione non saranno disponibili sulle console di vecchia generazione, tra cui PlayStation 4 e Xbox One. Non abbiate timore però, avrete una soluzione molto conveniente di cui vi parleremo verso fine video. Parliamo poi dell'Advanced 11v11 Match Capture, una sfaccettatura che ha permesso di dare un estremo realismo all'esperienza di gioco. Per farlo, sono state reclutate 4 squadre che si sono sfidate nella vita reale attraverso una partita che ha sfruttato XSense. Tutto ciò ha permesso di captare e registrare alla perfezione ogni singolo movimento e animazione. Accelerate si basa esclusivamente sulla velocità e le reazioni di movimento del personaggio. Saranno disponibili 3 tipologie: Controlled, associato a un andamento classico e regolare, e seguono poi Explosive e Lengthy, associati a una maggiore reattività sulle brevi e lunghe distanze. Stavolta potrete anche personalizzare i vostri calciatori in modo così minuzioso da essere dei veri e propri allenatori professionisti. FIFA 23 avrà il crossplay, ma sarà disponibile solo tra console della stessa generazione. Ad esempio, chi possiede una PlayStation 4 non potrà sfidare i possessori di una PlayStation 5. Se pensate di giocare FIFA 23 su PC, ecco di seguito tutti i requisiti minimi e consigliati per godere al meglio di questa nuova esperienza calcistica. Potete visualizzare tutto a schermo o visitare il sito ufficiale per controllare la compatibilità del vostro computer. La colonna sonora di FIFA 23 è decisamente variegata e comprende artisti emergenti e star iconiche. Electronic Arts afferma che la colonna sonora del menu include 57 brani di artisti come FKA Twigs, Flume, Sampa the Great, Odessa e altri ancora. Tra l'altro, potete trovare la playlist intera su Spotify e iniziare a scoprire quali brani vi aspettano. Vi lasciamo la lunga lista a schermo, ma vi consigliamo di consultarla sul nostro sito. FIFA 23 è disponibile anche in italiano dal 30 settembre per PlayStation 4, 5, Xbox One, Series XS, PC e Nintendo Switch. La
La Standard Edition è disponibile a 69,99€, mentre la Ultimate Edition costa 89,99€. Quest'ultima comprende elementi aggiuntivi che vi lasciamo a schermo. Per quanto riguarda Nintendo Switch, avrete accesso anche quest'anno alla Legacy Edition. Quest'ultima includerà divise, club, rose originali di alcuni dei principali campionati del mondo, così come le stesse identiche dinamiche di FIFA 22 Legacy Edition. Considerando che non avrà lo stesso comparto tecnico delle altre versioni e che quindi sarà una versione più compatta e specifica per la console portatile, costerà 39,99€. Attraverso il Dual Entitlement avrete la possibilità di aggiornare la vostra copia FIFA 23 Ultimate Edition da PlayStation 4 a PlayStation 5, così come da Xbox One a Xbox Series XS. Il tutto senza costi aggiuntivi, e anzi, nel caso possediate console di ultima generazione, vi consigliamo decisamente di usufruirne. Come specificato prima, le nuovissime funzionalità tecniche non saranno presenti sulle console di vecchia generazione. Quindi la vostra esperienza potrebbe essere divertente, ma comunque limitata. Anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione. Lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di FIFA 23. Un saluto e alla prossima!